Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, con questa domenica comincia il santo tempo dell'Avvento e, come credo molti di voi sappiano, anche il nuovo anno liturgico, la prima domenica di Avvento. Quest'anno comincia il ciclo A, che sarà accompagnato, come già abbiamo potuto vedere dalla lettura del Vangelo di oggi, dalla lettura domenicale del Vangelo secondo Matteo, come ogni ciclo liturgico ha. Sapete tutti quanti che l'Avvento, lo ricordiamo all'inizio di ogni prima domenica di Avvento, Adventus in latino significa venuta, quindi è un tempo di preparazione alla venuta di chi? Certamente alla venuta di nostro Signore. La venuta di nostro Signore, quando noi ne parliamo, ordinariamente pensiamo al termine dell'Avvento, cioè alla celebrazione del Natale, cioè alla memoria, meglio sarebbe dire il memoriale, quindi la memoria liturgica che ci fa rivivere realmente l'evento accaduto 2000 anni fa della venuta storica del Verbo di Dio sulla terra. Ecco, solo che questa è la venuta storica del Signore, ma di venute del Signore ce ne sono altre due, e su entrambe queste due l'Avvento intende ulteriormente farci meditare. Una è quella a cui Gesù oggi ha fatto esplicito riferimento nel Vangelo. Gesù dice: i giorni del Figlio dell'Uomo, quando ci sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. A cosa fa riferimento Gesù? Gesù fa riferimento a ciò che la Chiesa, con un termine tecnico, chiama la parusia, cioè la venuta di Gesù nella gloria, quella che sarà visibile a tutti e necessariamente riconosciuta da tutti, come diciamo nel credo, di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. È la venuta gloriosa di Gesù che porrà fine alla storia così come la conosciamo e a questa dimensione della vita, seguita poi dalla risurrezione della carne e dal giudizio universale. Quindi c'è stata una venuta storica di Gesù e c'è questa venuta ultima. E nel frattempo, tra quello che è successo 2000 anni fa e quello che succederà quando Dio vorrà, nel Vangelo Gesù non dà indicazioni precise, anzi raccomanda di tenersi sempre pronti, perché non sappiamo quando sarà questa venuta definitiva del Signore ed ultima. Che succede in questo lasso di tempo tra la venuta storica e l'ultima? Ecco, succede quella che nella letteratura spirituale dagli autori sacri è stata chiamata in due modi differenti: la venuta continua di Gesù o la venuta intermedia. Qual è? È quella che egli misteriosamente fa nella vita di ciascuno di noi e anche a livello grande in certi tempi, diciamo così, particolarmente favorevoli della storia della Chiesa in particolare, ma della storia dell'umanità in generale. Allora, sapete quali sono le differenze tra queste tre venute? Allora, l'ultima è la più semplice, perché l'ultima venuta, quella definitiva, tutti quanti vedranno l'umanità di Gesù, ma tutti quanti vedranno anche perfettamente che Gesù era quello che aveva detto di essere, è il Figlio di Dio. Dinanzi alla venuta nella gloria di Gesù, gli atei non potranno esistere più, perché necessariamente tutti dovranno riconoscere ciò che in Gesù vedranno, cioè che egli è il Figlio di Dio, costituito dal Padre, giudice dei vivi e dei morti, Signore della storia, e dinanzi a cui ogni ginocchio si deve piegare, come scrive San Paolo, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quindi nell'ultima venuta di Gesù apparirà gloriosa la sua umanità e evidente la sua divinità. D'accordo? Quando Gesù è venuto 2000 anni fa sulla terra, secondo noi, tutti si accorgevano che lui era Dio? Sì o no? Probabilmente no, altrimenti non l'avrebbero messo in croce. Si vedeva l'umanità di Gesù, si poteva riconoscere che Gesù era il Figlio di Dio da alcuni segni che faceva, da alcune cose che diceva, da alcuni suoi stili, ma riconoscerlo come Dio è una cosa che è lasciata alla fede. Chi ha fede riconosce che lui è Dio e lo accoglie come Signore della sua vita. Chi questa fede non ce l'aveva poteva tranquillamente pensare che Gesù sarà stato pure un santo uomo, ma non era niente più che un santo uomo, come tuttora pensano diversi, come dire, nostri fratelli e sorelle non cattolici,
d'accordo? Sapete che anche gli islamici dicono che Gesù era un sant'uomo, dicono che la Madonna era una santa donna, ma non dicono che Gesù è il figlio di Dio, anzi dicono che è il penultimo profeta meno importante di Maometto, e non dicono che la Madonna è la madre di Dio, ma dicono che è la Vergine Reverentissima, ma non quello che è. Ecco. E la venuta che Gesù fa nella nostra vita continua non si vede né la sua divinità, questo non si vedeva manco quando stava sulla terra, però non si vede neanche la sua umanità. C'è qualcuno di voi qui presente che ha mai incontrato Gesù in carne e ossa? Sì o no? Io no, mi piacerebbe tanto, però non è ancora successo. Quindi, allora che cosa succede? Se Gesù non lo possiamo incontrare in carne e ossa, non lo potremo mai incontrare nella nostra vita? È certamente sì. Ecco, però è una venuta che avviene nel mistero. Quindi Gesù ci intercetta, entra in contatto con noi attraverso delle modalità non accessibili ai nostri sensi. E quindi come faccio io ad accorgermene? Ecco il senso dell'Avvento, e in particolare della prima domenica dell'Avvento. La prima domenica dell'Avvento si chiama la domenica della vigilanza. Se abbiamo fatto caso, sia nella seconda lettura che nel Vangelo, c'è questa altra, dice: guardate che noi siamo nella luce, non siamo nelle tenebre. Qui dice: se il padrone di casa avesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe. Invece voi state pronti, così la mia venuta non sarà come quella del ladro. Che significa? Significa che se io vivo nelle tenebre, cioè al buio, immaginiamo se spegnessimo tutte quante le luci, d'accordo? Noi non vedremo niente. Se io sto al buio, Gesù mi passa vicino, mi viene accanto, mi viene a incontrare, e io non me ne accorgo. Non è che non lo voglio, non lo vedo proprio. Allora, siccome però la venuta di Gesù non è una venuta sensibile, quindi non ci viene a incontrare attraverso un talk show della televisione, oppure non ci invita al bar a prendere un caffè, ma viene misteriosamente nei fatti che succedono nella nostra vita, negli eventi, alcuni lieti, altri dolorosi, molte visite il Signore ce le fa attraverso la croce, ma soprattutto parlando, quando riusciamo ad ascoltarlo, nel nostro cuore. Allora, come faccio io a sintonizzarmi sulle frequenze giuste per saper riconoscere quando Gesù viene a visitare la mia anima, quando viene a donarmi qualche grazia, quando viene a sposarmi qualche... Devo creare le condizioni interiori perché questo accade. Ecco cos'è la vigilanza. Quali sono le condizioni interiori perché piano piano io possa imparare a riconoscere e discernere sempre più e sempre meglio le visite di Gesù? Quello che la Chiesa ha sempre insegnato: mantenersi in grazia di Dio, quindi un uso frequente e fruttuoso dei sacramenti, e questa è la caratteristica del tempo di Avvento, pregare, quindi avere una buona vita interiore. La domanda che noi dobbiamo porci in questa prima domenica d'Avvento, all'inizio di questo Avvento e nel tempo di Avvento in generale, è: io sono capace, leggendo, guardando quello che accade nella mia vita, di capirci qualcosa, di capire, ma forse attraverso questa situazione Dio mi sta aprendo una porta, mi sta indirizzando in una situazione, mi sta dicendo lascia perdere di fare questa cosa? Sono capace io di sentire attraverso l'ascolto interiore Dio che mi parla nella voce della coscienza, mi dice non fare questa cosa, fai quest'altra cosa? Dio che mi parla attraverso la sua ispirazione nel cuore, suggerendomi qualche cosa di buono? Abbiamo sentito, adesso non voglio dilungare nella prima lettura, dice: quando verrà il giorno del Signore, che è il giorno messianico, il giorno della presenza del Messia sulla terra, dice, forgeranno per esempio le loro spade in gomeri e le loro lance in falci. Non ci sarà più la guerra, d'accordo? Questo quando Gesù regnerà tutto il mondo. Ma prima che non ci sia la guerra mondiale, siamo noi che non dobbiamo essere più in guerra con qualcuno. Tanto per fare un esempio, no? Supponiamo che io stia in una situazione di lite, d'accordo? Non parlo con qualcuno, sto litigando. Ma secondo voi, se viene Gesù, che ispirazione e che pensiero ti suscita nel cuore? Cercherà di muoverti dolcemente, nel rispetto della tua libertà, a dei gesti di pace, di riconciliazione, perché Gesù porta sempre alla pace e alla riconciliazione.
non porta mai l'odio e l'inimicizia. È chiaro che se io mi faccio attento, quando sento dentro di me quella vocina che mi dice deponi le armi, fai una telefonata, fai un gesto gentile, basta con questa guerra che ci fa campamare a tutti quanti, io la riconosco e l'ascolto. E quindi che faccio? La telefonata la faccio, il gesto gentile lo faccio. Se c'ho altro a cui pensare, cioè dalla mattina alla sera c'ho la testa sempre piena di tanti pensieri, lavoro dalla mattina alla sera, perdo un sacco di tempo, sto tutto il giorno davanti alla televisione, cioè non prego mai, non faccio mai un pochino di silenzio, io questa cosa non la sentirò, non l'avvertirò chiaramente, e se mi viene un vago pensiero lo prendo e lo butto subito via. Quindi il Signore è venuto a visitarmi e a portare la sua pace nel mio cuore, io non l'ho né riconosciuto e né accolto. Ecco il senso del tempo di avvento. Noi avremo tanta più facilità di riconoscere le visite del Signore quanto più intensa ed elevata sarà la nostra vita interiore. Ecco il senso per cui la Chiesa ogni anno ci fa vivere questo tempo benedetto. Bene, stiamo celebrando in questi giorni anche la novena della Immacolata. Affidiamo alla Madonna questo tempo di avvento perché possa essere davvero un tempo di rinnovamento interiore, di riavvicinamento al Signore e soprattutto di ripresa e di, come dire, miglioramento, chiamiamolo così, qualitativo e magari anche quantitativo della nostra preghiera e della nostra vita interiore. Siano lodati Gesù e Maria.